comando, cerco di farli stare calmi. Adesso ho avuto ricevuto comandante, sto parlando con i migranti. Proponiamo di lanciare un primo patto con un numero limitato di paesi: Giordania, Libano, Niger, Nigeria, Senegal, Mali e Etiopia. Rafforzeremo inoltre il nostro impegno nei riguardi della Tunisia e la Libia. Inizialmente ci concentreremo su una migliore gestione delle frontiere sul territorio e per questo ci vorrà un finanziamento adeguato. Il fondo fiduciario africano verrà rafforzato con 500 milioni di euro tratti dalla riserva del Fondo di Sviluppo Europeo. Chiediamo ai Paesi membri di fare la loro parte per arrivare a 1 miliardo in totale, cioè mettere a disposizione i loro 500 milioni. Questo può essere fatto subito, senza aspettare che affondino altri barconi. Però questo fondo può essere accresciuto mobilitando meglio le risorse già a disposizione dell'Unione e dei Paesi membri. Combinando le forze si può puntare a 8 miliardi di euro per sostenere questi patti per i prossimi 5 anni. Ieri a New York sono stato al Consiglio di sicurezza dell'ONU, ho incontrato il segretario generale in vista del vertice sulla immigrazione dell'ONU che avrà luogo a settembre, a margine dell'Assemblea generale. Ebbene, noi cerchiamo di incoraggiare questo approccio, è una responsabilità mondiale e quindi tutti, ogni paese, ogni regione del mondo, ogni organizzazione regionale o internazionale deve fare la propria parte. Si tratta anche di tener conto dell'importanza della politica commerciale, di giungere a partenariati, pensando soprattutto alla prospettiva africana, però bisogna anche essere molto chiari: se un partner in Africa non collabora, per esempio in materia di rimpatrio di richiedenti asilo respinti, ebbene se un paese non collabora ci devono essere conseguenze anche a livello di politica commerciale. È vero che ci sono i flussi di migranti, è vero anche che questi flussi spesso sono incentivati e spesso ci guadagnano soprattutto le organizzazioni criminali, che tra l'altro a volte sono anche quelle organizzazioni terroristiche che magari poi fanno gli attentati nei nostri paesi e talvolta si alleano proprio con quelle organizzazioni criminali europee. Quindi abbiamo il dovere morale di bloccare questi flussi. Dall'altra parte c'è un diritto, secondo me, inalienabile, che è quel diritto che deve permettere a una persona di vivere e crescere nel paese nel quale è nato. Quindi vanno bene sicuramente gli aiuti nei confronti dei paesi africani, ma facciamo attenzione, perché bisogna vedere che questi paesi africani poi applichino tutte quelle politiche per fare in modo che queste persone possano rimanere nei loro territori e che magari non andiamo, purtroppo come abbiamo fatto in parte con la Turchia, a fare delle alleanze con paesi che purtroppo non rispettano i diritti umani. Il nuovo progetto di Carta Blu dovrebbe portare un impatto positivo economico annuale che si attesta intorno a 1 o 1,4 miliardi fino a 6,2 miliardi di euro, mila miliardi di euro di questi lavoratori altamente qualificati che verranno a assumere posizioni in Europa. La nostra proposta mira a costituire un modello europeo, un sistema ambizioso che consenta di candidarsi facilmente alla Carta Blu. Made in. Questo per noi è fondamentale, lo stiamo chiedendo da tempo, ma non lo chiedono solo le imprese, lo chiedono i cittadini. E su questo chiediamo fortemente, su questa parte approvata, pensate con addirittura 423 voti, che era quella diciamo più complicata, con l'indicazione anche questo del paese d'origine, chiediamo che il pacchetto del Market Surveillance venga approvato. Questo è un rapporto di iniziativa, è una linea guida per la Commissione e su alcuni punti già ci sono delle proposte. Sul Made in non facciamo un passo indietro. Siamo riusciti a fare squadra. Io personalmente, il mio movimento è sempre a favore delle buone idee, è a favore di tutte quelle proposte che portano un vantaggio concreto ai cittadini. Quindi non per partito preso si assume una posizione. E secondo, perché siamo riusciti a far capire che queste proposte, viste in un'ottica propositiva, possono portare un vantaggio concreto a tutto il territorio europeo. Giusto per fare qualche accenno.
indicazioni geografiche sono uno strumento ottimo contro le frodi. E invece è importante questo atto perché su questo atto si è confermato una maggioranza schiacciante nel Parlamento che è favorevole a questo, alla tutela dei consumatori e all'indicazione di produzione dei beni e quindi all'indicazione del made in sui prodotti. Quindi io credo che questo sia stato il significato politico più importante. Secondo punto, noi su questo tema stiamo facendo un lavoro che è fatto, voglio dire, siamo due giorni dopo le elezioni e non stiamo parlando tre parti politiche che se l'argomento erano le valutazioni delle elezioni avremmo litigato ferocemente. There are many understandable political reasons to delay structural reforms, but there are few, very few, good economic ones, and the cost of delay is simply too high. Given the interactions between policies that I have described, it's in everyone's interest that the various strands of policy buttress each other, if only because that will shorten the time it takes for each to produce its effects. And that would mean that we can bring growth back to potential before potential itself becomes damaged. No, collega, rimuova quella spigola. Chiedo ai commessi di intervenire. La richiamo formalmente. La richiamo formalmente. Collega Bonanno, abbassi. Collega Bonanno, la richiamo per la seconda. Collega Bonanno, lei è espulso dall'aula. Allontanate il collega Bonanno dall'aula. Ma voi dormite in piedi. L'Europa non conta niente. Non conta niente. Svegliatevi un po'. Svegliatevi. Non si commenta qui quello che abbiamo detto noi, si commenta... Ha indossato la maschera della signora Merkel. Devo dire che sicuramente è più bello così. Contributo di un terzo rispetto a quello che costa una pistola. Cioè, tipo questa pistola qua costa circa 750 euro. Cosa devo fare? Mi devo tirare giù anche i pantaloni? Vuoi che devo tirare giù i pantaloni così? Vuoi che mi metta 90 gradi? No, io 90 gradi con te non mi metto. Io non te lo do questo. Ti devi vergognare. Salutiamo il Presidente del Consiglio Renzi. Ciao. Queste ore difficili, facciamo i migliori auguri di pronta ripresa a sua moglie e facciamo gli auguri a tutta la famiglia affinché superino questo difficile momento e chiedo di alzarsi tutti per un minuto di silenzio. Tengo due orologi dal 1990 perché uno è il mio orologio pagato a rate e che mi tengo da quando ero ragazzino. Questo invece è l'orologio di mio padre, un ricordo quindi di mio padre, e per ricordare mio padre lo tengo con me e quindi sono 25 anni che tengo due orologi. Infatti Maradona l'ha messo poi il doppio orologio dopo che ha visto il sottoscritto. Tempi diversi? Sì, no, tempi diversi. Sì, no. Quando vado all'estero uno segna l'ora di dove vado. Ad esempio sono andato in Libia recentemente, ho l'ora libica, oppure se vado da altre parti l'ora della Russia piuttosto che da altre parti. Comunque quando sono qua non vedo l'ora di andare a casa perché sto meglio in Italia.